Allora, prima di chiudere andiamo alla nostra storia, perché lo avevamo detto, avremmo raccontato le nostre storie dell'Italia che non va, ma dell'Italia anche che va. In questo caso la storia dell'imprenditrice Maria Rita Costanza. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, lei è stata definita, insomma, da una rivista molto autorevole del digital come l'imprenditrice più innovatrice nel campo del digitale in Italia. Insomma, la preoccupa un po' questa cosa o la soddisfa solo? Beh, sicuramente no, preoccupare no, sento certo. Però la responsabilità di questo ruolo. Dunque, sono un'imprenditrice, sono in Puglia, in provincia di Bari, a Gravina in Puglia, un paesino vicinissimo a Matera, siamo a 15 chilometri da Matera. E qui diciamo che il carattere innovativo della mia imprenditorialità è stato piuttosto quello di decidere di realizzare in un'azienda, in una località non tecnologica, dove appunto che non vive di tecnologia ma che vive invece di agricoltura, di realizzare un'azienda ICT. Oggi l'azienda è nata nel 2000 e quindi a distanza di 19 anni posso dire di esserci riuscita, certo non da sola, perché siamo nati, eravamo in due nel 2000, io e all'epoca mio fidanzato, oggi mio marito. Prego. No, ma dico, insomma, al sud si dice sempre c'è grande difficoltà, grandi problemi, è esattamente così o è anche una leggenda metropolitana? Dunque, partiamo dal fatto che fare impresa non è una cosa facile, soprattutto in Italia. Decidere di fare impresa al sud sicuramente ha delle difficoltà maggiori, ma difficoltà soprattutto legate all'aspetto culturale della gente che vive al sud e quindi di una serie di luoghi comuni, di abitudini buone, alcune volte anche cattive, con le quali bisogna scontrarsi tutti i giorni, ma parlo sia dal punto di vista dei dipendenti che lavorano in azienda, certo, fino alle aziende, clienti, ma ecco, anche fornitori. Ma che cos'è che, insomma, qual è la difficoltà maggiore che, appunto, lei dice è difficile fare imprese in Italia, che ha trovato, e invece l'aspetto più positivo? Dunque, la difficoltà maggiore è appunto quello, stando qui al sud, sicuramente il fatto di essere lontani dai luoghi dove generalmente si fa business, con tutto l'indotto legato al business, quindi mi riferisco alle fiere, mi riferisco ai convegni, mi riferisco a corsi di formazione, a clienti importanti, perché la maggior parte dei nostri clienti sono al nord Italia, ma questo semplicemente perché al nord Italia c'è una densità maggiore, certo, di grandi, certo, aziende. E l'elemento positivo? L'elemento positivo è la soddisfazione quando si raggiunge l'obiettivo, e quindi oggi sicuramente viviamo di questa positività legata al fatto di essere riusciti a realizzare in questa terra un'azienda di information technology. Bene, la ringrazio molto, ovviamente le faccio i migliori auguri per quella che poi, insomma, è stata definita più in generale in Puglia la Murgia Valley. Murgia Valley. grazie, grazie, la Murgia Valley. Grazie, grazie. Grazie a voi. Grazie. A voi.